Il messaggio è che le istituzioni sono presenti per il contrasto e la lotta al gioco d'azzardo patologico, che è una vera piaga sociale sul nostro territorio. E quindi le istituzioni sono presenti per far sì che la legge regionale 32.014, che ha anche delle misure molto stringenti, venga attuata e rispettata su ciascun territorio. I numeri sono molto elevati, benché ci sia stata una flessione del 2020 del gioco in presenza, questo non ci fa abbassare la guardia, perché invece ulteriori dati ci dicono che è aumentato il gioco online da casa, per cui tramite smartphone, tablet, tutte le fasce di età sono coinvolte in una patologia di questo tipo e quindi sta facendo elevare i dati in una maniera vertiginosa e quindi non bisogna abbassare la guardia. Noi per ogni anno lanceremo un hashtag, l'anno scorso ne abbiamo fatto un altro insieme ai ragazzi delle scuole di Melfi, nonostante il lockdown siamo riusciti a creare delle opere che abbiamo assemblato in un video promozionale. Quest'anno dipendo solo da me stesso, significa che non bisogna dipendere dal gioco e che quindi le decisioni, il rafforzamento della personalità attraverso il mutuo aiuto, attraverso i centri di ascolto, deve rafforzare la personalità dell'individuo che purtroppo di fronte a, diciamo, a situazioni di questo tipo diventa debole.